Siamo qui presso la masseria Papa Perla, un bellissimo scenario in una giornata splendida di sole, adesso finalmente è estate, con la presidente dell'associazione Il Solco, Rosvana Lattarulo, alla quale chiedo: da quanto tempo lei è presidente di questa associazione? Io sto per terminare il mio secondo mandato da presidente, poi sono una socia fondatrice dell'associazione che è nata nel 2004 e sono stata da allora nel direttivo dell'associazione. Quindi tanti anni, quasi 10 anni, immagino ci siano state tante attività che sicuramente avrete svolto. Tra le tante, quale le è rimasta più nel cuore e perché? Le nostre attività si dividono tra quelle realizzate in Italia e quelle in Africa. È inutile dire che l'esperienza africana resta comunque quella più fortemente segnata nel cuore, in particolare l'inaugurazione dell'ospedale, che è stata una giornata strepitosa, ricca di emozioni per noi. Quando è avvenuta questa inaugurazione dell'ospedale e dove esattamente? L'abbiamo fatta ad agosto del 2010 nel villaggio di Ngore in Guinea-Bissau. Vedo che invece oggi siamo qui per poter tutti quanti collaborare e dare il nostro contributo per questa iniziativa, i nostri asili di Tande e Senegal. L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti per cambiare il mondo. È una frase di Nelson Mandela nella quale io personalmente credo fortemente. Mi vuole spiegare meglio di quale iniziativa esattamente si tratta? Gli asili di Tande e Senegal sono stati i primi progetti che abbiamo realizzato e partimmo proprio con l'idea di intervenire non sul singolo ma su delle comunità per cercare di portare dei benefici a più persone. E decidemmo di iniziare proprio dall'ambito formativo per cercare di portare i bambini e soprattutto le mamme che accompagnano i bambini a incamminarli in un percorso di formazione che poi in questo caso si tratta di asili ma prosegue anche con la scuola primaria e poi con, per i più fortunati anche con i successivi step. State riscontrando una buona partecipazione, siete a quel punto? Sì, queste strutture noi le abbiamo costruite, la prima appunto a partire dal 2004 quando siamo nati e una seconda successivamente. Sono frequentate oggi stabilmente da 70-80 bambini ciascuna, lì i bambini mangiano, quindi hanno la possibilità di consumare un pasto al giorno completo con l'aiuto anche di altre associazioni e quindi sono strutture funzionanti a tutti gli effetti. Oggi io vedo veramente tanta gente che ha partecipato a questa iniziativa, penso che lei possa essere veramente contenta. Qual è il segreto per poter far sì che la gente si sensibilizzi verso queste iniziative? Io credo che nel nostro caso c'è stata la voglia di metterci la faccia in prima persona che ha costruito intorno a noi la credibilità. Perché quando si opera in attività di solidarietà, di raccolta anche di soldi che vanno a finire lontano, diventa difficile far toccare con mano alle persone quello che facciamo. Il nostro andare tutti gli anni in Africa, controllare i progetti, portare delle foto, raccontare, far venire qui anche su Romana come oggi, sono stati sicuramente degli ingredienti di successo. Credo proprio insomma che abbia toccato il tasto giusto, perché effettivamente alla luce insomma di situazioni anche non facili che oggi appartengono a noi italiani, immagino che sia ancora più difficile pensare di poter aiutare e sostenere popoli che molto spesso noi consideriamo lontani da noi, però effettivamente far vedere, far toccare con mano quelle che sono le iniziative, i progetti che vanno a buon fine, credo che questo sia sicuramente l'ingrediente fondamentale per il successo di una iniziativa come la vostra. Se dovesse fare un resoconto di questi 9 anni, lei prima diceva che è quasi alla fine del suo mandato, quali sono state le maggiori criticità e invece i punti di forza che ha riscontrato? Punti di forza, come dicevo, l'affidabilità che siamo riusciti a creare intorno a noi.
punto di forza quello di aver coinvolto la collettività anche nelle raccolte dei materiali per i container che sono partiti da Putignano. Per esempio abbiamo fatto partire dal comune, dal chiostro, un trattore che faceva parte di un altro progetto agricolo, quindi ripeto, sicuramente poi punto di forza è anche il tanto tempo dedicato da volontari che in maniera assolutamente gratuita contribuiscono a tener viva l'associazione. Criticità, d'altro canto, è la difficoltà sempre più forte da un lato nostra di reperire tempo, risorse, energie, perché tenere su un'attività del genere ha i suoi le sue fatiche, insomma, è inutile nasconderlo. Qualcuno ci dice: perché la solidarietà la portate così lontano? La risposta è che noi diamo voce a chi è lontano, poi è giusto che ci siano anche tutti quelli che lavorano pro Italia, e noi siamo pronti anche quando è nelle nostre possibilità a dare il nostro contributo. Possiamo dire quindi che ciascuno ha il suo sogno e nel suo piccolo cerca di sostenere le persone che hanno bisogno. Nel suo caso ha fatto una scelta ben precisa, quella di andare in Africa. C'è un'immagine in tutti questi viaggi e contatti con bambini, in questi luoghi lontani però che magari lei si porta nel cuore, che le è rimasta più impressa? Io parlo di un'esperienza personale, perché a me è capitata molto a sorpresa quando sono stata in Africa proprio per l'inaugurazione dell'ospedale. Ci fu una messa di ringraziamento e presentazione nostra a tutta la comunità, la gente ci accoglieva come se fossimo degli eroi, perché avevamo portato comunque una struttura in grado di fornire assistenza sanitaria al di sopra veramente di quello che era la situazione del posto. In quell'occasione fu battesimata una bambina che venne chiamata Rosvanna, e quindi io porto nel cuore questa bambina lasciata così lontano, diciamo. Una bellissima cosa, immagino la sua emozione e quanto sarà stata grande, veramente, ecco, queste forse sono le ricompense più belle dell'operato che svolge lei insieme a tutti i soci di questa associazione. Le faccio l'ultima domanda, qual è il sogno che ancora spera di realizzare attraverso l'associazione Il Solco? Il mio sogno personale è che quello di aver creato un'associazione che possa camminare anche senza le nostre gambe, nel senso che quando metti su una realtà sarebbe bellissimo se questa potesse andare anche con un ricambio, avere anche un futuro senza di noi, perché magari troppo legata alle persone può rischiare di iniziare a morire con noi. Questo è il mio sogno nel cassetto, diciamo, proprio adesso che magari sta terminando il mandato e si pensa anche al futuro. Per quanto riguarda i progetti in Africa, il mio sogno personale è quello di poter costruire ancora diversi pozzi. Lo abbiamo fatto per alcuni progetti, e portare, diciamo, permettere a delle persone di raggiungere l'acqua percorrendo meno chilometri, per me sarebbe un'altra bella gratificazione. Allora, grazie per averci dedicato del tempo, considerato che oggi veramente gli impegni sono tanti, la festa vedo che sta andando alla grande, c'è una grandissima partecipazione, quello che noto è proprio lo spirito, il clima solare, non perché c'è soltanto il sole all'esterno. La saluto chiedendole tre parole che secondo lei rappresentano la possibilità per tutte le associazioni in generale di poter condividere e realizzare quelli che ogni associazione ritiene siano gli obiettivi più importanti. Se dovesse scegliere le tre parole chiave. Io direi condivisione, trasparenza e impegno. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Thank you.